Il pubblico non si trova, si crea. Argomento molto interessante che racchiude tutta una serie di considerazioni di cui abbiamo parlato anche su questo canale. E infatti ti direi di iscriverti fin da subito e di cliccare sulla campanellina per saperne sempre di più. Questo spunto l'ho trovato su un canale che seguo molto volentieri e allego il link in descrizione. È un canale inglese nel quale si parla di promozione di marketing per musicisti, band, artisti in generale e ci sono tutta una serie di argomenti di discussione, di spunti molto validi che mi preme certe volte anche portare su questo canale e rapportati al discorso dei DJ. Che vuol dire il pubblico non si trova, si crea? Beh, pensaci bene, pensa a te stesso. Chi sono il tuo pubblico o meglio i tuoi pubblici? Cosa li contraddistingue? Quali sono le loro caratteristiche? Se anche parti oggi e hai soltanto i tuoi amici e parenti, beh, ognuno di loro ha delle caratteristiche ben distinte, che può essere anche semplicemente la vicinanza a te. Però se ti apprezza per qualche motivo, inserisce l'apprezzare te all'interno del suo stile di vita e all'interno dei suoi gusti. Quindi, se ci fai una particolare attenzione, ti rendi conto che le caratteristiche di tutti quelli che ti apprezzano, e magari se sono pochi riesci anche a valutare veramente tutti, sono molto diversi. E allora non è che il tuo pubblico è lì da qualche parte fermo in attesa di scoprirti. Il tuo pubblico deve essere creato, deve essere costruito. Build your audience, si dice in inglese, proprio costruire. Perché certe volte noi siamo così convinti che bisogna trovare i nostri ascoltatori, i nostri seguaci, che siano lì da qualche parte. Allora bisogna fare qualcosa, bisogna investire, bisogna spendere o magari bisogna cedere alle promesse di chi ti garantisce grandi risultati in tempi molto brevi. Che loro hanno la chiave per trovare le persone che ti cercano. No, in realtà non ti sta cercando nessuno. Le persone si affezionano a te per quello che fai, per quello che dici, per quello che dai loro. Ecco il concetto fondamentale. Le persone si uniscono a te, al gruppo dei tuoi follower, alla tua community, tutti questi termini che sono anche un po' abusati di questi tempi e anche fastidiosi, ma che racchiudono dei concetti reali e anche molto interessanti e molto concreti. Le persone si riuniscono intorno a te e diventano parte di qualcosa di più grande, sempre più grande, si spera, o quantomeno è l'obiettivo su cui lavorare, proprio perché trovano in te qualcosa che li riunisce. Se anche prendi delle grandissime masse di pubblico, che ne so, esempio scemo, concerto di Vasco, 200.000 persone. Bene, è vero, ok, fan e super fan di Vasco, però ci sono dei livelli diversi, c'è chi va lì per curiosità. C'è chi va lì per quel determinato batterista, c'è chi si segue tutti i concerti da anni, c'è chi è padre o figlio di un appassionato di Vasco, o moglie o marito, o quello che è. Ci sono mille motivi diversi per cui così tante persone sono lì, e anche mille livelli diversi di appartenenza al popolo di Vasco. E questo a maggior ragione succede nei contesti più piccoli. Quando sei un emergente, quando sei uno che cerca di trovare la sua strada, è ancora più difficile trovare delle caratteristiche comuni univoche delle persone che iniziano a seguirti. Certo, ci sono delle cose in comune. Per esempio, se parlo del mio canale, non ci sono donne, perché al momento l'argomento interessa il 99% uomini, almeno questi sono i dati di YouTube. Però non tutti gli uomini sono interessati a questi argomenti. Non tutti hanno la stessa età, ci sono dei giovanissimi che iniziano a appassionarsi dell'arte dei DJ, ci sono degli appassionati che magari a 20 anni che non suonano più, però gli fa piacere ascoltare questi discorsi e dibattere su questi argomenti. E ci sono persone nel mezzo che condividono la mia età, certe esperienze che ho vissuto io proprio perché le abbiamo vissute insieme in luoghi diversi. E così via, si può approfondire ancora di più entrando nel dettaglio. Ma il punto è che non c'è qualcosa da scovare che possa in qualche modo riunire le persone attorno a me, neanche parlando di musica.
anche sugli appassionati di un certo artista ci si arriva da percorsi diversi, ci si arriva da direzioni diverse, si scoprono attraverso delle conoscenze diverse e da quell'artista poi si prendono strade diverse una volta scoperto o apprezzato. E questo lo vedi qualunque volta che vai ad un concerto o meglio ancora ad un festival, dove trovi tante persone diverse lì, ognuno per i suoi motivi. E che ognuno ha i suoi gusti, ha i suoi ascolti, ha le sue esperienze musicali e non. Di conseguenza, non stare a cercare il tuo pubblico, ma trova il modo di costruirlo attorno a te, attorno a quello che fai, attorno a quello che dici e soprattutto attorno a quello che gli dai ogni volta. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, è un argomento un po' vasto, vago se vogliamo, ma è un modo di intraprendere il discorso sulla promozione di se stesso come artista e non, che può essere veramente interessante da approfondire. Nel frattempo, continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.